aveva già subito lo sfratto. Una coppia ora è stata deferita in stato di libertà per occupazione abusiva. Lui italiano, 60enne, lei straniera di 50 anni. Hanno pensato bene di introdursi illegalmente in una casa nel centro di Conegliano, forzando la serratura. Il proprietario si è trovato la porta sbarrata e dentro i due inquilini abusivi. Insomma, il padrone di casa non poteva più né entrare né fruire liberamente del suo immobile. A nulla sono servite le richieste di uscire, di lasciare libero l'appartamento. Nulla. La coppia non aveva nessuna intenzione di andarsene, così è stata allertata la polizia. Ieri gli agenti del commissariato di Conegliano, su disposizione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo dell'immobile. I due sono stati fatti uscire e sulla porta sono stati affissi i sigilli, questo per evitare la reiterazione del reato, insomma per evitare che la coppia potesse reintrodursi nella casa. L'immobile adesso è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, un fenomeno, quello dell'emergenza abitativa, che preoccupa non poco. Non c'è solo la problematica dell'occupazione abusiva, come ci spiega Mauro Dalziglio, presidente ATER di Treviso. Noi come ATER fortunatamente non ci risultano occupazioni abusive. Sicuramente c'è qualche occupazione senza titolo, che è diverso, cioè dei nuclei familiari che gli assegnatari originari hanno fatto entrare delle persone nel proprio nucleo e poi sono mancati quelli originari, quindi c'è un'occupazione senza titolo, e là con i comuni cerchiamo di risolvere la situazione e valutare. E per questo ATER ha avviato una serie di controlli. È intenzione di ATER avere dei controlli maggiori su quelle che sono i nostri alloggi. Alloggi che nel momento in cui sono vuoti creano dei problemi di possibili occupazioni. Ed è per questo che questa amministrazione, l'amministrazione che ho il piacere di presiedere, abbiamo raddoppiato, abbiamo portato a 2 milioni di euro l'importo per i riatti, perché se noi non abbiamo appartamenti vuoti e li mettiamo a disposizione dei cittadini, in automatico eliminiamo il problema delle occupazioni abusive.